Ciao ragazzi, benvenuti alle pillole, pilloline della Botteguccia dei Sigilli, una piccola pillola che funziona come una precisazione a dei video che abbiamo già fatto sui cannibali e come intro a qualche specifica puntata che faremo sul ambiente, insomma, del cannibalismo seriale, eccetera. Da dove proviene, quali sono alcune delle radici culturali, sociali, religiose del cannibalismo, e in particolare andiamo a vedere quello che è l'ambiente storico della religione cristiana cattolica in particolare, in cui, beh, abbiamo un'evidenza che non può che essere, diciamo, lampante, fulgida di fronte a chiunque voglia mettersi in comunione, guarda un po', con il discorso dei serial killer cannibali, dei disturbi della predazione, ecco, sessuale a sfondo cannibalistico. Che cosa abbiamo di più evidente di uno dei pilastri, insomma, della religione cristiana, in particolare del fatto che uno dei punti salienti, insomma, del officiare una cerimonia religiosa cristiana è esattamente quello di andare a nutrirsi del corpo del proprio Dio, nel fenomeno dell'Eucaristia, insomma, della discesa, ecco, dello spirito di Cristo all'interno della supposta carne, del supposto sangue che poi vengono rappresentati dall'ostia consacrata e dal vino che viene bevuto rispettivamente dal sacerdote e che vengono offerti invece a tutte le persone che teoricamente prive di peccati, ammesso che si siano ovviamente confessate prima, perché si possono fare tutti i peccati che si vogliono, ma fondamentalmente ci si confessa e quindi si è puliti per poter mangiare la carne del proprio Dio, che è qualcosa di clamoroso, però è sicuramente uno dei punti salienti dal punto di vista dell'analisi psicologica all'interno dello sviluppo di una espressione maligna, se vogliamo così chiamare, nel crimine seriale, soprattutto nel mondo dell'Occidente, insomma, del grande benessere occidentale, che è poi del resto è quello che mostra la stragrande maggioranza di serial killer a partire, insomma, dall'inizio del secolo e anche da un pochettino prima. Anche se la maggior parte dei serial killer e poi delle devianze cannibalistiche, in termini quindi non rituali storici e non religiosi, ma è un vero e proprio cannibalismo legato a delle devianze di tipo sessuale, si manifesta soprattutto negli ambienti dell'Occidente, insomma, e nella maggior parte dei casi, insomma, questi serial killer, per studi che in parte abbiamo presentato nella primissima puntata della Botteguccia dei Sigilli, quindi discorsi relativi a una bomber, l'alienazione sociale, la distanza da una corsa al successo, la reciproca prevaricazione, tutta una serie di indicazioni che questa società fa apparentemente per unire le persone all'interno di un obiettivo, ma poi un obiettivo che di per sé non è un obiettivo unificante, ma è un obiettivo che tende a metterci tutti uno contro l'altro, le persone meno dotate, alcune persone con delle dotazioni sicuramente genetiche particolari, alcune persone che vivono un ambiente familiare particolarmente, diciamo, traumatico, e poi tutta una serie di altre aggravanti possono portare anche questo, ma non dobbiamo dimenticare alcune di quelle che sono le radici principali che potrebbero esserlo dal punto di vista psicologico e religioso. E io faccio questo esempio non tanto per volermi scagliare nei confronti della religione cristiana in particolare, ma perché la religione cristiana, fra tutte le religioni che vengono seguite in Occidente, è sicuramente la religione che ha fatto l'errore più grosso e che continua a fare l'errore più grosso, fra tutte quelle che conosciamo, che è quello di una divisione netta fra bene e male, cioè come se effettivamente un individuo non avesse in sé questo dualismo che possa essere eventualmente condotto, migliorato,
come dire, governato per ottenere una riuscita spirituale, personale, creativa eccezionale, ma debba determinare immediatamente una divisione del bene e del male. Quindi laddove il male viene annullato, e troviamo dei riferimenti anche nella cultura psicologica di Freud e di Jung e poi oltre, laddove viene annullato, laddove viene represso, in qualche maniera tende a bollire al di sotto della superficie e prima o poi rifarsi vedere, insomma, in maniera estremamente violenta. Questo è un caso abbastanza evidente. Se ci vogliamo quindi inserire, oltre ai riferimenti religiosi propri, la divisione fra peccato e cosiddetta bontà, e quindi il peccato teoricamente eliminato semplicemente con una confessione, l'accesso al mangiare fisicamente la carne del proprio Dio, mettiamoci dentro anche quelli che sono, per esempio, un piccolo riferimento etologico, un riferimento di come si comportano gli esseri viventi, un bambino quando sta succhiando sangue dal seno della mamma, quando sta prelevando, insomma, questo nettare, lui non sa esattamente che cosa sta facendo, non sa che esiste una ghiandola che gli permette di accedere al latte e quindi di svilupparsi, di sopravvivere. Sta fisicamente mangiando la mamma a tutti gli effetti. Ci sono una serie di dettagli che vanno presi in considerazione all'interno di questo argomento, che sicuramente è uno dei più dibattuti ed è uno degli argomenti più diciamo importanti, rilevanti, uno degli argomenti anche più affascinanti all'interno del mondo del serial killer e del true crime, quindi l'ambiente del cannibalismo. Due piccoli diciamo spunti, ecco, di riflessione su questo argomento tanto dibattuto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima pillola della Botteguccia dei Sicili. Un bacio dal Teo Crack Apart, sempre su Crack Apart YouTube.